E lo so che non siamo perfetti, lo so che siamo picciutteti, però sicuramente l'esperienza che ci stiamo facendo là dentro ci ha fatto capire già tantissime cose. Che sicuramente le famose macerie che dicevano, e siamo accusati ogni volta di dire la parola macerie, è ben poco definirle macerie, perché c'è un connubio mafioso all'interno del palazzo in tantissime cose che stiamo guardando. Quando si dice che tu apri un cassetto e poi quello che c'è dentro poi si vede, beh, l'abbiamo visto cosa c'è. E non c'è soltanto questo, c'è ignoranza, c'è anche una sorta di sentimento di ormai di arresa anche da parte di tantissimi dipendenti del comune. Questa che abbiamo visto e ascoltato è una parte dell'intervento del vice sindaco e assessore del comune di Alcamo, Roberto Scurto, lo scorso 1° ottobre nell'assemblea pubblica che si era tenuta in quel tardo pomeriggio all'angolo tra il Corso 6 Aprile e la piazza Ciullo. Roberto Scurto è stato interrogato nei giorni scorsi dalla Digos a seguito delle dichiarazioni che lui aveva fatto in quella assemblea pubblica. Scurto, in carica nella giunta grillina guidata dal sindaco Domenico Surdi, aveva parlato infatti in quel comizio di connubio mafioso all'interno del palazzo, specificando che la nuova amministrazione intende volere combattere tale connubio. A che cosa si riferiva esattamente Scurto e quali sono state le conseguenze dell'interrogatorio a cui è stato sottoposto dalla Digos? È stato chiarito una volta per tutte, risponde Scurto, il quale preferisce non aggiungere altro sulla vicenda, che il riferimento era al passato e alle vicende legate all'operazione Dirty Affairs di maggio scorso, operazione in cui era stato arrestato anche l'ex vice sindaco Pasquale Perricone. Scurto guarda oltre e parla di programmi specifici per i settori di sua pertinenza assessoriale, tra cui la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Domani troverete i dettagli sul Giornale di Sicilia.